quest'anno si corre con dei kart diversi, sono un po' più pesanti, un po' meno prestazionali, però il mezzo è sempre uguale per tutti, quindi la competizione rimane aperta. Avremo probabilmente un po' più di affiatamento da fare con il mezzo perché richiede una guida un po' più pulita, essendo più lento, però contiamo di far bene. Ciao a tutti, alla 24 ore di Pomposa, era più bello fare magari la 24 ore delle mani, ma oggi ci contentiamo di questo. E niente, questa notte abbiamo avuto una bella acquazzone, andavamo forte sul bagnato, peccato che ce l'ho solo un po' dormito. Vorrei ringraziare il circuito di Pomposa per averci fatto correre questa organizzazione, è una delle poche in Italia che ci riesce a far correre con questi livelli, anche perché abbiamo molte persone importanti che stanno correndo e ci stiamo confrontando con loro in gara. Grazie ancora a tutti quanti e grazie a Pomposa. La nottata è stata molto intensa, pioggia che veniva, che andava, stati momenti anche abbastanza difficili in pista, l'aderenza non era sicuramente l'ottimale, tutti quanti abbiamo cercato di fare il meglio possibile e per cercare di recuperare delle posizioni, chi ha avuto più fortuna, chi meno. Ringraziamo il circuito di Pomposa, Marco Bondi, tutta la famiglia che ogni anno ci dà la possibilità di fare queste belle gare e di stare insieme comunque a 20 e passa team, a più di 180 piloti, una cosa che non succede tutti i giorni e che è molto bello riuscire a trovare qua lì di Pomposa ogni anno. Buongiorno a tutti, cos'è oggi il 26? Il 26 maggio e gli Orsetti Volanti hanno vinto ancora la 24 ore di Pomposa per la seconda volta di seguito, complimenti a noi ma anche a tutti gli altri i partecipanti perché quest'anno era una competizione molto molto agguerrita, un ringraziamento alla famiglia Bondi e a tutti i piloti, il team manager che deve ancora andare a dormire. Ciao! Appena conclusa la seconda edizione della 24 ore di Pomposa che ha visto la presenza di ben 24 squadre, i vincitori sono gli stessi di anno scorso, gli Orsetti Volanti 1
che sono riusciti a mantenere la prima posizione per quasi tutta la gara davanti al team All Driver. Una Vicenza Kart Indoor è arrivato terzo, è riuscito a mantenere la posizione nonostante l'attacco del team francese fino all'ultima curva dell'ultimo giro, quindi una gara veramente entusiasmante, anche se le condizioni climatiche ci hanno messo un po' del suo, infatti ha più volte piovuto, più volte si è asciugata la pista, ma comunque è stata una gara veramente interessante. L'appuntamento è per il 19-20 ottobre per la 500 miglia e per chi di voi ci vorranno essere anche a Gran Canaria per la 24 ore di dicembre. A tutti un saluto e arrivederci alle prossime gare.